Lei è Lucia, nasce in Campania nel 1887, è la penultima di 14 figli, la sua famiglia è poverissima. Lucia studia fino alla terza elementare, poi va a faticare, lavora il telaio tutto il giorno per 5 lire. Nel tempo libero corre in chiesa a pregare. Non è sazia, Lucia vuole rendersi utile, quindi va in ospedale, assiste i malati che non hanno nessuno, porta loro dei biscotti. I genitori si arrabbiano, hanno paura che prenda le malattie, lei non demorde, in famiglia la chiamano la briganta. Passano gli anni, la briganta si sposa, intanto scoppia la prima guerra mondiale. Lucia ritaglia i nomi dei caduti sul giornale, prega per loro, la vita continua, lei bada ai suoi bambini, rassetta la casa, lavora al telaio. È una presenza costante tra i malati del paese. Il tempo scorre, Lucia assiste anche al secondo conflitto mondiale. Americani e tedeschi si ammazzano, le strade sono piene di morti. Lucia fa un sogno. 8 soldati tedeschi la implorano di riportare le loro spoglie alle loro famiglie. Ora sono nemici, è vero, ma anche loro hanno una mamma. Lucia si sveglia, scrive al comune, chiede di poter seppellire i morti, le danno il permesso e le affiancano 2 becchini. Ma per loro è troppo pericoloso, perché tra i resti potrebbero esserci delle granate inesplose. Lucia ha 59 anni, non si arrende, continua da sola, le chiedono perché lo faccia. Song tutte figlie e mamma. Questa è la sua risposta. Le danno un soprannome, la mamma dei morti. Lucia raccoglie le ossa dei caduti, le piastrine, le foto, i documenti, le mette dentro delle cassette di zinco e aspetta che le loro famiglie si facciano vive. Paga tutto di tasca sua, va avanti per anni, seppellisce oltre 700 soldati. È il 1951, Lucia riceve una lettera, sono i genitori del caporale Joseph Wagner, vogliono riportare a casa quel che resta del loro figlio. La invitano in Germania, Lucia a Picella parte, incontra quelle persone, sente il loro dolore che si posa sulla sua carne. La Repubblica Federale Tedesca le assegna la Gran Croce dell'Ordine al Merito.